Prendersi la laurea e arrivare al lavoro, cioè trovare il lavoro, cercarlo, orientarsi, insomma, crearsi una professione, è solo una parte dell'esperienza di studio e professionale di una persona, perché poi inizia un percorso molto difficile in cui bisogna imparare a gestire la propria emotività, i propri meccanismi psicologici, spesso disfunzionali, ne parliamo tra poco, e che comunque, se non gestiti bene, ci metterebbero i bastoni tra le ruote, perché ci sono alcune abitudini di pensiero e di azione che, se non stiamo attenti, sicuramente ci metteranno dei blocchi sulla strada e quindi ci impediranno di raggiungere degli obiettivi che ci siamo prefissati. Pensaci un attimo: se in questo momento ti senti bloccata o bloccato, non sai bene per quale motivo, è probabile che sia entrato in funzione uno di questi meccanismi di pensiero e di comportamento, che sono pericolosi perché è molto probabile che anche nel futuro interferiranno, metteranno in pericolo tutto quello che sei riuscita o riuscito a fare fino a questo momento, a studiare, a preparare degli esami, e poi stranamente c'è stato un blocco e non sei più andata avanti. A lavorare, hai trovato lavoro, sembra tutto funzionare per qualche mese e poi improvvisamente qualcosa va a rotoli. Insomma, questi squilibri emotivi, queste difficoltà possono essere spezzate e da quel momento è probabile che vivremo un'esperienza di studio o professionale molto più soddisfacente, non solo professionale ma anche nella vita privata, che inevitabilmente ne viene contagiata. Al di là di tutti i corsi sull'equilibrio emotivo, sulla intelligenza emotiva che ci sono, ce ne sono tantissimi, è molto più facile trovare la soluzione a questo problema. Pensaci un attimo, qual è la situazione di vita, ripeto, personale, universitaria, professionale, che più ti dà difficoltà? Quando ti capita di bloccarti, di provare più emozioni spiacevoli? Prendi un foglio e scrivitelo. Ti faccio un esempio: vai a vedere che probabilmente ti blocchi a tutti gli esami in cui il professore o la professoressa è un po' rigida, un po' aggressiva, autoritaria, e quindi vai a vedere sul tuo foglio gli avvenimenti che hai scritto e noti che proprio i blocchi sono avvenuti molto spesso in situazioni in cui non solo il professore, ma il capo, un genitore, una persona cara è stata rigida e autoritaria nei tuoi confronti. Ebbene, noi parliamo spesso di come si costruisce la resilienza. Si costruisce con la chiarezza, sapere esattamente che cosa ci sta succedendo, rifletterci su, e con la costanza di iniziare a lavorarci sopra, perché una volta scoperto che noi abbiamo una difficoltà con la figura d'autorità, da lì possiamo intervenire. Possiamo scoprire che ci diciamo delle cose nella testa quando ci capita questo, che ci portano magari a reagire molto male. All'università ci portano a bloccarci all'esame, a non studiare più, proprio perché abbiamo paura di incontrare quel professore. Nella vita privata ci portano a litigare con la persona autoritaria o a evitarla. Un altro importante passaggio è proprio quello di costruire delle abitudini di pensiero, ma anche di comportamento, che ci porteranno a affrontare meglio quella situazione. Torniamo all'esempio della persona estremamente autoritaria. Nella vita privata cosa fai? La persona ti dice qualcosa in maniera aggressiva e tu, anziché sbottare e arrabbiarti con la persona, gli dici: ok, guarda, in questo momento ti sento molto aggressivo o aggressiva. Questo è già un grande cambiamento, significa non diventare più reattivi nei confronti dell'altro, ma più proattivi, cioè ragionati. Ragiono su quello che mi sta succedendo e agisco di conseguenza in maniera diversa da come avrei agito normalmente. Pensiamo allo studio universitario: ho paura di incontrare quel professore all'esame. Perfetto, è aggressivo? Incontralo prima, 2-3 volte, abituati a quella persona, alla sua presenza, e vedrai che durante il ricevimento inizierai a apprezzare delle caratteristiche magari di questo professore, o comunque non ti farà più tanto paura, tu non ti spaventi più di tanto e superi l'esame. Trovo che questo sia un modo molto bello di costruzione delle intelligenze interpersonale e intrapersonale. Comunque mi piacerebbe sapere che situazioni vi trovate ad affrontare, in quali vi capitano più spesso i blocchi e come li potreste superare grazie a queste indicazioni.